Indiana, insomma, ha detto giustamente che era una partita che loro dovevano vincere, sono stati insomma frenati dall'espulsione a 10 minuti, quindi se vogliamo ha giocato una buona partita con Indiana, però insomma una partita che loro hanno sprecato, questa la... Sei d'accordo su questa analisi? Come numero di occasioni nel secondo tempo, forse diciamo che potrebbe anche essere ricordato in questo modo. La realtà è che purtroppo andiamo a farci male da soli e a soffrire su determinate situazioni, ma non avendo intanto grande esperienza nel pacchetto arretrato, non avendo elementi in grado di garantire quel qualcosa in più sotto il profilo dell'organizzazione difensiva, qualche situazione l'abbiamo un po' patita. Non a caso nel primo tempo le uniche situazioni nelle quali ci hanno avuto dei problemi sono state le palle inattive. Però mi dispiace perché la partita si era messa nel verso giusto, eravamo riusciti a passare il vantaggio, a termine anche di una bella manovra. Però pensavo che di riuscire a ribaltare una volta passati in vantaggio le situazioni di possesso palla, e oggi non siamo stati qualitativi da quel punto di vista. Abbiamo commesso molti errori in mezzo al campo, i due attaccanti esterni non erano nella giornata felice, e quindi tutte le ripartenze che potevamo operare una volta riconquistata la palla sono andate sempre male, e quindi abbiamo un po' regalato un qualcosa. È innegabile che però perdere Alessio Antico anche nella seconda parte della partita, tenendo presente che ci mancavano Vetrugno e tutto il pacchetto arretrato, diciamo, l'emergenza si è fatta anche sentire da questo punto di vista. Sì, pur vedendo anche qualche buona applicazione da parte di qualche elemento della mia squadra, il Di Fino che ha fatto il quinto a destra, che stava facendo abbastanza bene, però in mezzo siamo stati un po' troppo... abbiamo commesso un po' troppi errori, e quindi tutte quelle situazioni con una squadra avversaria molto alta, perché necessariamente doveva riequilibrare il risultato, tutte quelle situazioni che potevano essere sfruttate meglio non siamo stati bravi a saperle gestire. E questo ha concesso, soprattutto nella seconda parte, molto campo agli avversari, che hanno sono una buona squadra. Però il punto, anche alla luce dei risultati di ieri, perché rendiamoci conto che la seconda parte del torneo non è come la prima. Stiamo assistendo a molti risultati anche clamorosi sotto certi aspetti, ma per chi non fa un'analisi dettagliata della situazione, perché il Gortaglia che pareggia con Ischia, il Campania che pareggia con l'Adria, la partita 0-0 tra Giordano e Taranto, nella quale non ci sono state assolutamente occasioni da rete, se non una del Taranto, cioè, parlano di una situazione di grande equilibrio nella quale devi essere molto bravo, attento, palle inattive, situazioni di... perché si gioca poco adesso a pallone, diciamo. E questo è quello che a noi è mancato, un po' di qualità, un po' di personalità quando loro hanno voluto alzare un po' il baricentro, e la sofferenza che abbiamo patito ogni volta sulle palle alte, perché loro hanno buoni saltatori, come Schioppa, come l'uscita di Antico poi ha definitivamente, diciamo... Antico ci dava quei centimetri in più. Però con l'uscita di Alessio abbiamo abbassato ancora ulteriormente l'altezza, e quello alla lunga l'ha pagato. Però io penso ad un punto che ci fa
ci fa ugualmente mantenere qualche distanza inalterata con qualche formazione, non è facile per nessuno, è una partita difficile, già il fatto che molte squadre sono tutte quante vicine, che si pareggia molto e quelle vittorie te le devi sudare fino alla fine. Noi in questo... Comunque, possiamo avere mille attenuanti, no? Ambientali, sì, interne, esterne al campo, però il Nardò attualmente nelle ultime due partite sono state due prestazioni veramente forse le peggiori del campionato. Cioè, dove è finito questo? Dove è finito il Nardò? Forse è subentrata l'idea di essere già salvi. Questo penso che... Ci sembra che proprio i giocatori di maggiore esperienza in queste circostanze stiano mancando, al di là dell'assenza. Sì, sì, ma sto notando anch'io da questo punto di vista che potrebbe anche essere abbastanza fisiologico in qualcuno che fino ad oggi ha dato un qualcosa in più. Però il calo è evidente e soprattutto anche non riusciamo con chi immettiamo nelle seconde parti, non riusciamo ad avere quel qualcosa in più. E io voglio anche dire che il fatto che siamo stati fermi 10 giorni non è una cosa, dal punto di vista della brillantezza, ti fa perdere qualcosa. Però io ho notato in tutti, in tutto l'ambiente, sto parlando, appagamento, c'è come chi se è si fosse rimasto raggiunto... mentalmente fermo. C'è che è rimasto mentalmente vero. Sì, c'è qualcuno. No, io sto parlando proprio come ambiente, sì, in sì. Genere. Sembra quasi che debba essere tutto quanto scontato, che il Nardò è salvo, che il Nardò ha raggiunto questo, quando la seconda parte basta qualche distrazione per poter essere risucchiati. Però questa situazione, che non appartiene, voglio dire, a quello, al lavoro strettamente settimanale, io sto notando come se... Nel momento importante è come se ci sia un appagamento da parte di tutte le componenti, di tutte le parti, non è una componente soltanto. Il fatto stesso pure che qualche situazione non sia interpretata nella maniera giusta, che la squadra sta facendo un po' di fatica, soprattutto dal punto di vista fisico ma anche tecnico, perché ci sono molti ragazzi che non sono al massimo dell'espressione. Sto notando che qualcosa ce la dobbiamo rimproverare ognuno perché poi se dovessimo vincere tutte quante le partite, perché penso qua, ho sentito da qualche parte che perché se noi avessimo vinto due partite in casa, noi saremmo stati in una zona che non ci dovrebbe competere, cioè in una zona a ridosso delle prime 5, e non è una situazione che normale che noi possiamo accettare, ma non ci può far piacere certamente, ma non possiamo pensare che la nostra squadra, se gioca contro Taglia, deve fare sfracelli, perché fino a poco tempo fa noi eravamo in una situazione di grande precarietà, ma per quello, perché noi non possiamo pretendere che la nostra squadra possa esprimere un calcio qualitativo, perché io mi ricordo anche che qualcuno dopo la partita contro il Campania pensava che dovessimo, eppure subito dopo abbiamo giocato a Bisceglie, ma esprimendo un ottimo calcio. Cioè, voglio dire, a ridosso della sosta c'è stata questa piccola situazione che è coincisa anche con un'inattività. Ma all'indomani della partita con Bisceglie ho sentito come se ci fosse un appagamento da parte di tutti quanti, come se tutto fosse scontato, che noi dovessimo addirittura arrivare a chissà playoff, situazione. Ci sono squadre che fino a poco tempo fa c'erano vicine, che oggi il Brindisi, perdendo in casa contro Francavilla, ci sta a 3 punti. Adesso di nuovo è rimischiato con tutta quanta la situazione. Ci sono squadre come il Taranto, che hanno gli stessi punti nostri, che stanno facendo risultato da tanto tempo. Noi, ridendo scherzando, abbiamo fatto nelle ultime 4 partite 4 risultati utili, consideriamolo in questo modo, vincendo con la Campania, pareggiando a Bisceglie. Adesso non è facile per nessuno, adesso